Ma la mareggiata di questa notte ha fatto un disastro al mare, perché sia gli stabilimenti balneari che una buona parte dell'arredo urbano della zona della, del Piazzale della Libertà, della Palla di Pomodoro, ha subito ingenti danni. L'acqua è arrivata fino a Viale Trieste, una mareggiata del genere non se la ricorda nessuno. E quindi sono molti danni sicuramente agli stabilimenti balneari, ma anche alle strutture pubbliche. Voi chiederete lo stato di emergenza così come farà il Comune di Fano, immagino, sì, per avere ottenere qualche rimborso più avanti. Ma a Fano c'è il problema delle scogliere, a Pesaro c'è lo stesso problema? No, ma guardi, è una cosa incredibile, il mare è stato in Viale Trieste, non era mai successo, qui non è questione di scogliere o non scogliere. La mareggiata è stata enorme, in più il vento forte e l'alta marea, questi sono i tre fattori che si sono abbinati, e quindi qui non c'è scogliera che tenga. Una cosa, insomma, mai vista prima.